Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, benvenuti o ben rientrati nel mio canale. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché siamo arrivati a 500 iscritti. Io non so veramente cosa dire, sono stra felice. Volevo ringraziarvi tutti quanti per questo traguardo che in realtà per molti può essere piccolo, ma per me è veramente grande. Oggi sono qui per parlarvi di un video che a me piace tanto fare e piace anche molto guardare nei canali delle altre ragazze. Sto parlando della rubrica dei prodotti finiti. Io li ho sparpagliati tutti qui sul mio tavolo e sono veramente tantissimi, perciò iniziamo subito, così vi parlo anche un po' di questi prodotti che ho terminato negli ultimi mesi. Iniziamo subito. Allora, inizierei con la tinta e ho fatto questa qui della L'Oreal. La prima volta che la provavo è la Casting Cream Gloss. Io ho preso la colorazione 515 marrone cioccolato e è quella che ho anche adesso. È su per giù il mio colore di capelli, leggermente più chiaro, con dei riflessi appunto sul color cioccolato caldo rossiccio, che mi è piaciuta veramente tanto, anche la stesura, come può confermare mia madre perché me la passa lei. È stata molto molto facile, diciamo, e ha tenuto bene, non ha scaricato nemmeno troppo i primi lavaggi, perciò mi ci sono trovata molto bene e sicuramente la riprenderò. E a settembre volevo fare un colore un po' più sul rosso, magari così passata l'estate, perché farla adesso sbiadirebbe molto velocemente. E questa promette di durare 28 lavaggi, quindi magari vi farò sapere. Io ancora non sto a quella cifra perché l'ho fatta, saranno un paio di settimane insomma. Poi ho terminato due shampoo. Questo qui già lo conoscerete perché c'è quasi sempre nei miei video dei finiti, ed è lo shampoo alle mandorle dolci della Ecos, che a me piace sempre tantissimo, e ne abbiamo comprato anche un altro flacone, ma adesso ne sto utilizzando un altro, sempre eco bio. Ma quindi questo qui è sempre super promosso per 3 euro, 500 ml di prodotto top. E poi ho terminato anche questo qui, che era nuovo, della Garnier, senza siliconi, senza parabeni, con l'acqua di cocco per capelli normali, rapidi a ingrassarsi. E io mi ci sono trovata veramente benissimo. Questo l'ho comprato su consiglio di Lucia, Cravis Girl, ciao tesorina. È stato veramente veramente un ottimo shampoo. È vero che non faceva ingrassare troppo in fretta la cute, ma soprattutto aveva un profumo in doccia che era qualcosa di fenomenale, ovviamente se vi piace il cocco, e io l'ho stra adorato. Ho terminato poi questo scrub corpo di Sephora, che era quello al tè verde. Se qui vedete c'è rimasto un po' di prodotto, ma non mi scende, cioè è impossibile farlo uscire. L'avevo anche provato a svitare, ma niente. Questo prodotto sì, mi è piaciuto abbastanza, ma non lo ricomprerei perché l'effetto scrubbante sul corpo era molto leggerino. Quindi se cercate uno scrub, diciamo, da fare magari tutte le volte che state in doccia, ok, ma se volete un'azione un po' più strong non fa il caso vostro. Ho terminato anche questo gel detergente scrub leggero di Bottega Verde al Pompelmorosa. Era un flacone da 100 ml, lo scrub era veramente qualcosa di leggero, c'erano un po' di granuli, ma niente di così forte che può andare ad irritare la pelle, no, affatto. Aveva un ottimo profumo, ma non invadente, che non persisteva sul viso una volta effettuato il risciacquo. Mi è piaciuto, però io preferisco comunque i detergenti classici, tipo questo, che infatti è un altro flacone, ne ho terminato, che era il detergente della Gently, che in realtà sarebbe un detergente intimo con estratto di salvia biologica, ma che io uso tranquillamente come detergente viso, e avendo la salvia ha un'azione che va a contrastare il lucidarsi della pelle. Per chi ha appunto pelle miste o grasse, io lo stra consiglio, e lo trovo al Todis. Quindi tra i due io vi consiglierei più questo che questo. Ho deciso di buttare per forza questa beauty blender che avevo acquistato al Ticotà. Ce l'avevo da tanto tempo, ma come potete vedere io l'ho lavata ma non veniva più pulita. Aveva cominciato a fare delle crepette, anche se non si è spaccata non si puliva più, e quindi va bene così. Ho terminato due creme viso e quindi mi sono resa conto che era veramente tantissimo tempo che non facevo questo video. Allora, questa è la crema viso all'avena, senza parabeni e senza siliconi, di Bottega Verde. Ancora si sente l'odore e io ho un prodotto che vi straconsiglio perché a me è piaciuta moltissimo. Costa 10 euro credo con lo sconto. È una crema che io ho stradurato e che sicuramente ricomprerò magari da settembre in poi, perché mi lasciava, una volta che la applicavo, la pelle morbida e veramente rimpolpata, la vedevo proprio più luminosa e compatta, e
veramente è un prodotto super valido secondo me, come anche lo è questa crema invece della Garnier, della linea Skin Active, che sono quelle che hanno riformulato con il 96% di ingredienti di origine naturale, e anche qui abbiamo un prodotto senza parabeni e senza siliconi. Io ho scelto la crema idratante giorno con aloe vera e devo dirvi che anche con questa mi ci sono trovata stra bene. Questa, a differenza dell'altra, ha una consistenza molto più leggera, molto più rinfrescante e per me è molto più adatta a questo periodo, al periodo quindi estivo, e infatti io la sto utilizzando adesso, ho comprato un altro flacone e la sto utilizzando come crema notte perché non mi va a far sudare e si assorbe molto rapidamente sulla pelle senza lasciarla appunto umida. Ho terminato poi due creme mani, questa all'olivo di Bottega Verde e questa invece che era di Yves Rocher dell'edizione limitata natalizia alla vaniglia bianca. Questa era qualcosa di fantastico, io ne avevo prese un paio di flaconi ma li ho terminati entrambi e a me piacciono sempre tantissimo le edizioni limitate natalizie di Yves Rocher, non capisco perché in permanente poi prodotti così validi non ne abbiano, perché io con le creme mani natalizie mi ci trovo sempre da Dio. Ma anche questo è un prodotto molto valido perché anche essendo una crema mani all'olivo in realtà si va ad assorbire molto rapidamente, a me non piace quell'effetto di mani unte, ma appunto mi piace che la crema mani vada sia a nutrire ma che si assorba e in fretta, e infatti questa e anche questa rispondevano entrambe alle mie esigenze, perciò sono dei prodotti che sicuramente ricomprerei. Ho terminato due contorni occhi, questo che vi avevo mostrato nel video haul al DM, che magari vi lascio linkato su nelle schede, ed è appunto di Alverde, è un contorno occhi con bacche di goji al Q10, aveva un erogatore airless. A me questo prodotto è piaciuto molto, non aveva un effetto chissà come rimpolpante a livello di riempimento di rughe, ma non era un prodotto nato con questo scopo secondo me, ma lasciava il contorno occhi molto disteso e idratato una volta che il prodotto lo si applicava e lo si faceva assorbire. Io lo applicavo mattina e sera, non mi ha dato alcun tipo di problema poi applicandolo subito dopo il make up, perché si assorbiva rapidamente senza lasciare scia bianca e residui, e mi è piaciuto molto. Aveva un formato di 10 ml, infatti è finito piuttosto in fretta, questa è l'unica pecca che posso trovare. E poi ho terminato anche questo trattamento contorno occhi della marca Q10, trattamento globale contorno occhi, in teoria questo diceva 15 dosi ma io ci ho fatto molto di più, era un formato da 10 ml e l'ho ricomprato, tanto mi è piaciuto. Innanzitutto trovo che questa confezione sia praticissima perché fa sì che ne fuoriesca proprio la quantità desiderata senza avere sprechi, li si rimette in tappuccio ed è perfetta anche da conservare nella postazione, occupa pochissimo spazio. Mi ci sono durata molto bene, anche con questo mi vedevo il contorno occhi molto più disteso, privo di zampette di gallina, rughette di espressione eccetera. Tra i due questo me lo lasciava molto più rilassato, quindi infatti ne ho acquistato un'altra confezione perché attualmente l'ho trovata in offerta al Ticotà, mi sembra 1,74 euro, una cosa del genere, comunque non arriva ai 2 euro. Avevo altri due contornocchi, pensavate che era finito qui, invece no, e sembra che io me li mangi, ma in realtà è veramente tantissimo tempo perché io questo l'ho finito quest'inverno, pensa un po'. Questi due contornocchi, allora questo è della Dr. Organic e questo è di Bottega Verde. Questo era un contornocchi con pezzi sali del Mar Morto, e questo di questi con la pallina non mi è piaciuto per niente, veramente era proprio acqua fresca sul contorno occhi, mettevate la pallina, no, non mi è piaciuto affatto, non vedevo nemmeno un grande potere idratante sul mio contorno occhi, perciò sicuramente non è un prodotto che vi consiglio, che ricomprerei. Mentre questo qui mi è piaciuto di più, è un trattamento occhi antirughe illuminante, aveva questo applicatore così, devo dire molto comodo perché lo si applicava direttamente sul contorno occhi e rilasciava la giusta quantità e poi lo si sfumava con le dita. Questo mi è piaciuto e penso che se lo ritroverò mai in sconto lo acquisterò. Ho terminato poi un bel po' di maschere, allora ho terminato questa qui che era di Equilibria ed era la maschera con coenzima Q10, estratto di gardenia, quella anti-age, prodotto anche qui senza siliconi, parabeni, petrolati eccetera. Questa maschera mi è piaciuta molto, viene venduta in confezione
confezioni da due dosi, è una maschera piuttosto valida per il prezzo che ha, all'incirca intorno a 1-2 euro, quindi questa ve la consiglio, lascia il viso veramente rimpompato, disteso e defaticato. Poi ho terminato anche questa maschera viso sensitive della linea My Mask, la linea Eco Bio, perché questa marca fa sia maschere non Eco Bio che Eco Bio. Io ho preso questa qui, nutriente e dermoprotettiva. Questa l'ho trovata troppo nutriente per il mio tipo di pelle, anche se l'ho fatta in inverno, l'ho trovata un po' pesante insomma, e per questo non la ricomprerò, o quantomeno comprerò un altro tipo di maschera piuttosto che questa. Perciò questo tipo sicuramente lo consiglio a chi ha la pelle secca. Ho terminato poi una confezione di questi patch contorno occhi della seta blu, cioè state lontani da questi prodotti perché veramente un'oscenità assoluta. Io non mi sono mai trovata così male con dei patch contorno occhi come in questo caso, infatti non so, quando ho fatto solo uno e mi è bastato, gli altri dovrò utilizzare prima o poi, ma veramente non mi è piaciuto. Erano totalmente asciutti, c'era pochissimo siero, una volta applicato andava proprio ad aderire tantissimo alla pelle e si è asciugato nel giro di 2 minuti. Infatti qui consigliava di tenerli dai 15 a 25 minuti, io dopo 10 stavo morendo, e quando sono andata a togliere il cerottino insomma ho fatto fatica a staccarlo dalla pelle per quanto aveva aderito, perché era troppo secco, e quindi cioè assolutamente no, soffrire per fare una maschera no, non ne vale proprio la pena. Ho terminato questa maschera della Geomar che era all'argilla, l'effetto matte. Queste sono tra le mie maschere preferite, io ve le consiglio sempre, le trovate a 1 euro e sono bidosi, e con una dose secondo me ci può venire fuori anche una doppia applicazione. Queste sono veramente ottime. Infine abbiamo due maschere in tessuto. Ho fatto questa della Garnier, della linea Skin Active, quella idratante. Queste maschere sono valide, costano a prezzo pieno, io le trovo a 2,50 euro, ma le trovo spesso in offerta. Adesso l'ho ricomprata da Idea Bellezza per 1,45 euro e sono veramente ottime. Io penso che una di queste me la porterò sicuramente in vacanza, perché dopo l'esposizione al sole avrò sicuramente la pelle che avrà bisogno di un bel boost di idratazione, e questa fa sicuramente a quel caso. Sono molto impregnate di siero, lasciano proprio la pelle ricompattata, morbidissima, liscissima, perciò per me sono top. E ho terminato questa qui che era della IDC Institute Facial Mask with Green Tea. Quindi era una maschera in tessuto al tè verde, anche questa non avevo mai provata di questa marca, l'ho presa su Maki Beauty in uno degli ultimi ordini che avevo fatto, ed aveva un'azione anti-age. Sull'anti-age non so dirvi, però era anche qui una maschera che mi ha idratato bene e ha avuto anche un effetto acquacizzante avendo il tè verde, e mi è piaciuta molto, era molto imbevuta di siero, e questa mi sembra che l'avevo pagata sui 2 euro, quindi se fate un ordine su Maki Beauty, che sarebbe ex Makillalia, e vi do insomma la dritta di prendermi una di queste maschere e provarle, e poi magari me lo fate sapere come vi siete trovate. Ho terminato due balsami labbra, questo è della Vivi Verde Cop, che sapete che io stra-adoro, e poi ho terminato uno di questi di Al Verde alla Calendula, e come potete vedere era un po' giallino ma poi non aveva in realtà colore una volta applicato sulle labbra, e di questo ne ho già un altro in uso che è quasi terminato, ed è un prodotto veramente valido. Mi sembra costasse 1,50 euro o 2 euro, ma sono due burri labbra secondo me molto simili, che lasciano le labbra molto nutrite e rimpolpate, soprattutto non si assorbono subito, ma l'idratazione, diciamo il burro, persiste per diverso tempo successivamente all'applicazione. Per me sono veramente dei must have. Siamo quasi alla fine, ho terminato due prodottini per le unghie. Questo è della Pupa e sono le gocce asciugasmalto. Io con questo prodotto mi ci trovo sempre stra bene. E poi ho terminato il top coat effetto gel della Essence, più che altro ce n'è ancora un po', ma è diventato troppo pastoso e filamentoso, vedete? Cioè, spero che si veda dalla telecamera, ma fa proprio il filamento ed era diventato impossibile da applicare sulle unghie, mi faceva proprio grumi e non era un bel effetto. Ho terminato poi due cerottini, quelli per i punti neri della Nivea, che secondo me sono tra i più validi in commercio nei supermercati. Ne ho provati di tante altre marche, ma questi sono sempre una garanzia secondo me, quelli ai quali ritorno girando e girando, perché portano via veramente molto
molte impurità dal naso. Se avete problemi di questo tipo, dategli una chance. E poi ho deciso di buttare questa salvietta struccante riutilizzabile della Sephora, perché anche qui si è macchiata e non viene più pulita bene e si era anche spaccata in alcuni punti. Comunque non era un prodotto che mi aveva fatto battere il cuore, perché non era uno di quelle salviette in tessuto, ma questa è gomma. Quando l'ho acquistata online pensavo fosse uno di quei panni, insomma, morbidi tipo in microfibra, che portassero via il trucco tipo il make up eraser. Invece no, questo è un panno in gomma, non so, sembra lattice, non so dirvi esattamente il materiale, ma non mi è piaciuto molto. E anche perché quando andavo a struccare gli occhi, magari a ripassare dopo aver utilizzato il mio struccante, vedevo sempre che rimanevano attaccate su questa gomma delle ciglia, perciò assolutamente no. Infine arriviamo a dei prodotti di make up. Ho deciso di buttare questo pennello di Primark della PS, è il 230, dovrebbe essere, mi sa, un dupe di uno di quelli di MAC. Io l'avevo preso in un set che vi avevo mostrato nel video haul di Primark, che vi lascio linkato nelle schede. Questo invece è il risultato dopo un lavaggio, cioè ditemi voi se può stare così un pennello, e soprattutto punge da morire l'occhio, cioè è proprio inutilizzabile. Una volta che sta a contatto con la pelle è veramente ispido, duro, pizzica, no. Passiamo poi a due mascara. Questo è della linea The False Lashes di Essence, che sapete che stramo, l'avevo anche promosso, mi sembra, nei video dei 5 prodotti sotto i 5 euro. È un mascara veramente fantastico e sto aspettando di ricomprarlo, perché ne ho altri in uso, ma sono veramente tentata, perché come mi piaceva l'effetto di questo, quelli che ho in uso adesso non mi piacciono allo stesso livello. E poi ho terminato questa mini size del Chubby Lash di Clinique, che avevo inserito nel progetto smaltimento prodotti. Vi lascio anche qui linkato il video nelle schede. E infatti, visto che ho terminato questo prodotto e anche un altro che era inserito in quel progetto, penso che farò a breve un video update del progetto smaltimento make up. Infine ho terminato questi due prodotti. Questo è lo spray fissante Instant Matte di Essence, che sapete mi piace tantissimo. Ho terminato quest'altra confezione, è un prodotto molto valido, non l'ho voluto riacquistare perché ho voluto provare altro e ne sto usando infatti adesso uno della Make Up Revolution, di cui vi parlerò però in un altro video. Ma questo sinceramente è un ottimo prodotto, anche se il formato è un po' piccolo, perché è un 50 ml. Avrei preferito magari un formato un po' più grande, visto insomma l'uso che se ne fa. Infine abbiamo questo correttore della Catrice ed è il Liquid Camouflage. Io ce l'avevo nella tonalità 020 Light Beige, come vedete è proprio tutto scavato intorno, anche la confezione, si vede la trasparenza. Questo anche stava nel progetto smaltimento prodotti, un correttore ottimo per il prezzo che ha, intorno ai 3-4 euro, validissimo, conteneva 5 ml di prodotto, mi è piaciuto tanto, illuminava bene la zona ma aveva anche un'alta coprenza, aveva l'applicatore con il classico pennellino a spugnetta, ed è un prodotto che sinceramente sono sicura che da qui a qualche mese ricomprerò, perché era veramente validissimo. E niente ragazze, siamo giunte alla fine del video, questi erano tutti i prodotti che ho terminato negli ultimi mesi, ma sarà da gennaio, perché veramente tantissima roba. Adesso butterò tutto e farò spazio ai nuovi prodotti terminati, quindi ci rivedremo sicuramente a fine estate. Fatemi sapere se avete provato giù nei commenti alcuni di questi prodotti, se vi sono piaciuti o se avete avuto esperienze diverse dalle mie, perché questo canale deve essere sempre aperto al confronto tra me e voi, io ci tengo veramente tanto. Vi ringrazio di nuovo per il raggiungimento dei 500 iscritti, io veramente vi ringrazio a tutte di cuore, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!